Ma cosa ci ha fatto di male l'Iran per meritare sanzioni, minacce e addirittura il plauso all'omicidio di Soleimani? Perché l'Italia ha rinunciato a commerciare con uno Stato che era un importante partner economico? Perché stiamo rischiando una catastrofica guerra? Ve lo spieghiamo in poche parole. È dai tempi dell'Ayatollah Khomeini, quando fu spazzato via il feroce regime dello Shah e nazionalizzate le risorse petrolifere, che l'Iran è sottoposto a sanzioni, le quali furono inasprite quando il regime di Teheran venne accusato di volersi dotare di armamenti nucleari. Nel 2015, visto che tutte le ispezioni dell'ONU escludevano che l'Iran volesse dotarsi di armi nucleari, parte delle sanzioni furono rimosse, prefigurando una ripresa del commercio con questo nostro importante partner economico. Nel 2018, colpo di scena, Israele annuncia che l'Iran segretamente sta dotandosi di un'arma nucleare. Nonostante l'inesistenza di prove e il parere dell'Agenzia delle Nazioni Unite, Trump decide di inasprire le sanzioni all'Iran e, cosa ancora più grave, impone ai suoi cosiddetti alleati di interrompere i rapporti commerciali e diplomatici con Teheran. Ma perché si pianifica la guerra all'Iran? Intanto perché uno Stato sovrano ancora non ha servito all'imperialismo. Anche per questo, 40 anni fa, gli Stati Uniti lo fecero assalire dall'Iraq in una guerra costata 1 milione di morti. Oggi arrivano ad uccidere uno dei suoi principali leader, artefice tra l'altro della sconfitta dell'ISIS nel nord dell'Iraq e in Siria. Un omicidio mirato che apre la strada a scenari davvero agghiaccianti e che è stato seguito dall'abbattimento di un aereo di linea, una tragedia commessa per errore, ma che potrebbe essere stata indotta dagli Stati Uniti o da Israele. E così, dopo i milioni di persone scese in piazza contro gli Stati Uniti, in Iran c'è stata anche qualche manifestazione contro il governo Rouhani, che ha subito suscitato un immenso battage sui media patronali e addirittura l'ascesa in campo di sedicenti difensori dei diritti umani, i quali, mettendo sullo stesso piano gli aggrediti e gli aggressori, nulla dicono sulle sanzioni e sullo stato di assedio che trasforma l'Iran in un regime poliziesco e che rischia di far accettare un'ennesima guerra umanitaria contro l'ennesimo Stato canaglia.